Questo è il territorio di Acireale. Sto filmando l'alba dal terrazzo di casa mia. È uno spettacolo della natura, bellissimo. Purtroppo c'è una terribile antenna che ostruisce la vista, ma non posso farci niente. In questo territorio, 2800 anni fa, i greci non arrivarono. Arrivarono molto più a destra, più a est di quel territorio di Naxos. C'è da chiedersi perché i greci non scelsero questo posto per formare la prima colonia. Il motivo è molto semplice. Questo territorio, 2800 anni fa, era coperto da un bosco impenetrabile che si chiamava il Bosco di Aci. Era un bosco così impenetrabile che, tanto che alcuni toponimi lo ricordano, tipo Contrada Scura che c'è nel comune di Acireale. Era impenetrabile, i greci non avrebbero potuto fare niente perché era proprio impenetrabile, il sole non riusciva a penetrare nel terreno. E poi i greci furono impediti anche da un altro aspetto. Furono impediti dal fatto che alzando gli occhi al cielo videro in lontananza il vulcano che probabilmente vomitava lava. E allora dissero: questo non è un territorio adatto a quello che dobbiamo noi fare. E si spostarono molto più a est. Incrociarono il mare di Fontachello, ma non c'erano delle baie che consentissero un approdo sicuro. E allora andarono ancora più a est. E' il primo posto utile, dove le loro navi, che erano state ferite, favorite dall'arrivare in Sicilia, dalla scoperta della vela quadra, e arrivarono, dicevo, nel primo territorio utile, che fu quello dell'attuale comune di Giardini, Giardini Naxos. Così nel 734 a.C. gli Eubei, i calcidesi di Eubea, fondarono la prima colonia greca in Sicilia. E la fondarono proprio a Naxos, in quel territorio. Questo è il motivo per cui i greci non arrivarono nel comune di Acireale. Ci vennero molti anni dopo, quando già avevano colonizzato la zona di Giardini o dell'attuale Taormina. Ecco, il sole ormai si è alzato, mi consente una visione. Ora vi faccio vedere una panoramica completa di quello che vedo io dal mio terrazzo. Questi sono i monti di Taormina. Questi monti si sono formati, erano presenti anche 200.000 anni fa, quando tutta mezza Sicilia era coperta dalle acque, perché l'Etna è nata 570.000 anni fa, prima tutto il territorio. Ecco, potete ammirare in blondo queste montagne. Ecco, laggiù vedete la costa calabra. Il sole frattanto sta sorgendo. Ecco, ci spostiamo nel mare di Acireale. Giù è il comune di Acireale. Ecco là il comune di Acireale, si vedono fra l'albero e la casa, si vedono le guglie del duomo del comune di Acireale. Spostandoci ancora con la camera, vediamo se riusciamo ad inquadrare, ma lo inquadreremo senz'altro, i falegnoni di Acitrezza. Ecco, si vede, quello è il falegnone di Acitrezza. Spostiamo ancora la camera e ci spostiamo sui terreni argillosi. Dietro quella grande collina, c'è il cotone d'olio. Ecco, questo comune di Cicatena,
dietro quella collina c'è l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Ci spostiamo ancora con la camera, guardiamo i comuni di Aci Sant'Antonio, di Trecastagni. Torniamo indietro con la camera. Questo è un panorama stupendo che non tutti, che posso godere solo io, perché questa è la casa più alta del comune di Ceriale. Sono nel punto più alto della mia casa, un terrazzo, e qui solo ormai ha un vaso tutto, non si può più osservare. E con queste immagini spero di avervi dato una panoramica di quello che i miei occhi vedono da tantissimi anni ogni mattina. Buongiorno a tutti. Oggi è il 26 di agosto del 2014.